Buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare delle vicende biancorosse. Mancano 90 minuti alla fine della stagione regolare e poi saranno playoff. Playoff che speriamo il Teramo possa condurre nella maniera più brillante possibile. Manca una partita, quella in casa contro la Viterbese di un ex come Agenore Maurizi. Teramo che viene dal pareggio 0-0 del Partenio Lombardi di Avellino, ma siccome mi hanno detto che mi dilungo troppo con le presentazioni, uno in particolare che è già collegato, allora diamo subito spazio agli ospiti, a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve a tutti. Grazie, ben ritrovato a Gaetano Lombardino. Ciao Gaetano. Ciao, ciao Jacopo, ciao a tutti. Ciao Dania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, 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 buonasera. E ovviamente ciao ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Allora, ci ho messo quanto? Poco. Pochissimo, bravo. Oh, vediamo la classifica a 90 minuti dal termine, perché poi proveremo a fare anche una panoramica su quelle che saranno il prossimo turno e i probabili accoppiamenti del Teramo. Ovviamente, come vedete, la Ternana ha vinto il campionato. Come vi ho detto anche domenica, che abbiamo vissuto insieme per il post Avellino-Teramo, in questo momento Avellino e Catanzaro sono a 67 punti, ma in realtà non lo gestiamo noi, lo gestisce il software. Questa classifica li dovete vedere al contrario, cioè il Catanzaro è secondo per i scontri diretti, l'Avellino è terzo, ve lo dico sempre perché magari ci si può confondere. In questo momento il Catanzaro è secondo, l'Avellino è terzo sebbene a pari punti, 60 punti il Bari, 58 Catania, Juve e Stabia, e di queste due squadre parleremo anche, ma ovviamente ci focalizzeremo su questo trio Palermo, Foggia, Teramo, 50-50-49. A 44 c'è la Casertana, 40 Viterbese e Monopoli, 39 per il Potenza, 38 per Torris e Virtus Francavilla, 35 per la Vibonese, 31 per la Paganese, 30 per il Bisceglie, 19 per la Cavese. Paganese e Bisceglie si giocheranno la permanenza in Serie C, ma, e poi in realtà facendo i conti, una cosa che avevamo dimenticato di dire, ragazzi, domenica, è che domani ci sarà il recupero tra Cavese e Torris. E poi la Torris avrà, teniamola la classifica, la Torris avrà l'ultimo impegno contro la Vibonese. Siccome la Torris per gli scontri diretti è in vantaggio con la Casertana, avendo vinto sia gara di andata che gara di ritorno, potenzialmente la Torris potrebbe arrivare a 44 punti e superare proprio la Casertana in virtù degli scontri diretti. Quindi domani c'è Cavese-Torris, chiaramente serve il punteggio pieno alla squadra campana, deve vincere contro la Cavese, vincere l'ultima contro la Vibonese. Facciamo gli auguri di buona vacanza al Potenza, che è salvo e non giocherà l'ultima gara di campionato, quindi i giocatori del Potenza, bontà loro, si possono già godere le vacanze. Gaetano, parto con te per chiederti un giudizio sulla gara del Partenio Lombardi a 90 minuti dalla fine di questo campionato, perché era un pareggio niente affatto scontato anche in relazione alle assenze che il Teramo aveva. Sì, un pareggio niente affatto scontato, considerando che l'Avellino arrivava da 10 vittorie di fila in casa e considerando che il Teramo ha schierato 6 under dal primo minuto, oltre a tutte le varie assenze che sappiamo, insomma, mancavano in totale 9 persone. Quindi un pareggio che, visto così, è un risultato assolutamente importante. Purtroppo ai fini della classifica non si è rivelato essere altrettanto importante, per il semplice motivo che il Teramo ha perso una posizione ed è sceso in nona piazza. Questo purtroppo lo si poteva anche prevedere, ma soprattutto il Teramo deve comunque recriminare sui tanti punti persi per strada, quindi è inutile andare a ricacciare vecchi discorsi. Di sicuro il Teramo, visto con l'Avellino, ha confermato la predisposizione a fare punti e a giocare come sa con le squadre d'alta classifica, poi con quelle di medio-bassa classifica ormai la storia è ben nota e i risultati ormai li conosciamo tutti. Magari il Teramo, insomma, riuscisse a mantenere questa tradizione con le squadre d'alta classifica in vista dei playoff, ce lo auguriamo tutti. Insomma, diciamo che quelli del Partenio Lombardi, al netto dell'occasione capitata a Chiaramatenga, non possono essere derubricati come due punti persi, anzi, tutt'altro.
Beh, vista per come è andata la partita, assolutamente no, sono stati due punti persi, un punto pesante ma che purtroppo non fa classifica, questo è l'unico rammarico che ci riportiamo dal Partenio Lombardi. Esattamente sì. Oh Francesco, in relazione alla partita di Avellino, intanto ti chiedo se martedì scorso, io non ricordo quando ti ho chiesto del prossimo turno, che cosa, qual era stata la tua previsione, però ti chiedo quanto ci avresti scommesso su un pareggio, perché insomma mancavano veramente molti e mancavano dei cardini di questa squadra, mancava Santoro soprattutto a centrocampo, mancava ancora Tentardini che rientrerà contro la Viterbese, insomma le assenze erano parecchie. Hai detto già tutto tu, e diceva bene Gaetano, tra le assenze e la forza dell'Avellino credo che sia un ottimo risultato, che poi il Teramo abbia perso una posizione in classifica è un dato numerico, ma viene dopo una prestazione incoraggiante per i play-off e dopo un ottimo risultato, ripeto, per la forza dell'Avellino, ricordava bene Gaetano. Le ultime 10 partite in casa l'Avellino le aveva vinte ed è una squadra che chiude il campionato al terzo posto, e in più il Teramo mancavano tutti quei giocatori, se l'è giocata alla pari così come ha giocato tante volte nel corso della stagione. Adesso c'è solo da sperare che questo trend positivo, come diceva Gaetano, si verifichi anche nei playoff. Allora, buonasera, in una trasmissione di ieri sera il mister Pace ha detto testuali parole: era tutto previsto di fare questo genere di campionato. Sì, in realtà anche quando è stato ospite da noi, lo chiedo ad Ania e anche ad Andrea che erano presenti a quella trasmissione, di fatto quando a Pace abbiamo chiesto se si fosse sentito, anzi quando da casa gli hanno chiesto se si fosse sentito un po' troppo aziendalista in questo anno, Ania parto con te, insomma lui ha detto erano le condizioni che ho accettato poi fondamentalmente, e che quindi era un campionato di fatto in cui lui si sarebbe messo alla prova e tutto sommato questa posizione in classifica, poi vedremo se sarà definitiva, per lui certamente ha un valore enorme. Sì, come hai detto tu, per un allenatore comunque al primo anno tra i professionisti non credo che insomma si potesse pretendere tanto polso in più magari in determinate decisioni, se è vero che non c'è stato, ecco, quindi erano delle condizioni. Pace quando comunque è arrivato a Teramo sapeva benissimo che ci sarebbero state delle uscite per cercare un po' di alleggerire il monte ingaggi rispetto alla stagione precedente, per come si era chiusa la prima annata della gestione Iachini, sapendolo, è chiaro che poi non avrebbe mai potuto chiedere di cambiare le carte in tavola, o più che altro cercare di imporsi per tentare appunto di avere altro sul mercato, soprattutto dal mercato di gennaio, proprio perché comunque da quello che insomma si è sempre detto gli obiettivi per quel che riguarda la costruzione della squadra erano stati chiari. Poi inizialmente in quelle prime 10 giornate non credo che se l'aspettasse nemmeno lui di fare così bene, purtroppo però il campionato è un lungo 9 mesi, quindi non ci sono solo 10 partite e bisogna fare poi il computo totale di quello che fa una squadra nell'arco di una stagione, non ci sono solo i risultati, non ci sono solo i giocatori infortunati o la costruzione di una squadra in estate o nel mercato di gennaio, ci sono tante dinamiche da cercare di capire, di affrontare per ogni singolo giocatore nel corso dell'anno, e anche su questo magari punto lo stesso Paci a Proteramo ha detto che magari deve crescere un po' rispetto a questa annata, quindi, ma è normale per un allenatore comunque alle prime armi, alla prima stagione tra l'altro su una panchina di una squadra professionistica, quindi è un percorso di crescita che lui ama tanto ribadire, ma che anche lui in primis lo vede coinvolto, quindi non vedo insomma grandi pecche sotto questo punto di vista per quanto riguarda appunto l'essere magari aziendalista, ecco. Poi errori ovviamente sono stati fatti,
fatti anche da lui, ma questo è ovvio, era normale, insomma, che ci fossero stati e che ci siano stati. Quindi, insomma, alla fine credo che il Teramo più o meno ha fatto quello che magari ci si poteva aspettare, nel senso, vedendo un 11 titolare e vedendo chi non c'è in panchina, nel senso, c'è molta differenza tra l'11 titolare e chi sta in panchina, senza nulla togliere ai ragazzi che ci sono, quei due o tre giocatori più esperti che ci sono in panchina. È chiaro che il peso specifico dell'11 titolare è molto diverso, insomma, dai ragazzi e dai giovani che si devono ancora formare. Magari in società, fissando gli obiettivi in maniera un po' più alta, erano stati, dicendo, insomma, che il Teramo poteva arrivare al terzo o quarto posto, erano stati molto più ottimistici, insomma, di quello che poteva essere. Oh, ci hanno scritto, l'ultimo messaggio lo abbiamo appena letto, ci dicono sostanzialmente ci toccherà probabilmente gara secca a Palermo, ma tra poco vi facciamo vedere le combinazioni sono tantissime, ve ne facciamo vedere alcune. Di combinazioni probabili dopo l'ultimo turno di campionato che ci sarà domenica. Però Andrea, prima di quel messaggio ne era arrivato un altro che io trovo interessante, ci dà uno spunto molto intelligente, cioè dicono, altro che pareggio, mettiamo che questa partita si fosse giocata ai playoff, tu ad Avellino devi vincere, con lo 0-0 vai a casa. È una considerazione che in parte condivido, e non a caso una considerazione completamente fuori luogo, una considerazione di chi è pessimista e di chi deve rompere le cosiddette scatole. Non è vero perché probabilmente prova a spiegare, ma prova ad interpretare mettendomi nei panni del telespettatore, cioè che non che gli vorrei deve imparare a vincere queste partite. Quello non gli vorrei dire. Carpire qualcosa che non ha scritto, però se ho capito bene il senso del messaggio è, cioè, devi anche ogni tanto pensare di poterla vincere la partita. Il pareggio ad Avellino in stagione regolare va benissimo con le assenze, ma i playoff è un'altra cosa. Ai playoff, se hai la forza, provi a vincere, altrimenti no. Ma tanto perché sempre. Probabilmente parte, ripeto, non voglio interpretare in maniera sbagliata, e se ho interpretato in maniera sbagliata al telespettatore che ha scritto, prego di correggermi. Cioè, quello che forse voleva mettere in evidenza è l'attitudine di questa squadra ad andare a vincere la partita. Andrea, ho interpretato io, male? Io in parte la condivido, stavo dicendo, però era un tipo di partita che ti offriva il fianco per cercare di vincerla, anche al di là della considerazione del prepararti al playoff, che, ripeto, ci può anche stare, ma come abbiamo sottolineato domenica, il pareggio non serviva a nulla. Quindi la squadra ha disputato, da un punto di vista dell'organizzazione difensiva, della voglia di lottare, una partita irreprensibile. Purtroppo però la classifica diceva che, anche alla luce del fatto che il Teramo ha la classifica avulsa favorevole con Foggia e Palermo, quindi arrivando a pari punti con loro o arrivando in una classifica avulsa a 3 è comunque la squadra migliore, di conseguenza per te perdere o pareggiare ad Avellino era assolutamente uguale. Se voi prendete la classifica, togliete un punto al Teramo, resta il fatto che il Teramo guadagnerà posizioni nella prossima giornata in caso di vittoria comunque, e in caso di mancata vittoria di una delle due o di tutte e due. Per fare settimo il Teramo deve vincere e le altre due non devono farlo. Quindi valeva la pena probabilmente rischiare qualcosina, rischiare dunque anche di perderla, però a fronte di questo potevi cercare di trovare i tre punti su un campo molto difficile e comunque con una squadra che aveva aveva diverse defezioni, perché il Teramo a questo punto avrebbe avuto 51 punti e sarebbe stato artefice del proprio destino nell'ultima giornata. Quindi io in parte sposo l'osservazione che fa il tifoso con il messaggio, però dico che c'erano delle motivazioni che andavano anche al di là del prepararsi al playoff, perché c'erano motivazioni di classifica. Il Teramo ha fatto una bella partita difensiva, una partita gagliarda, andando oltre le assenze, però
anche l'occasione che ha avuto Chiara Matenga all'inizio secondo tempo, dice che con un po' più di coraggio potevi mettere in difficoltà un Avellino che per stessa ammissione di Braglia non ha fatto una grande partita. Certo. Dato vantaggio del Chelsea con Pulisic contro il Real Madrid a Valdebebas, insomma, per la serie sorprese di questa stagione. Intanto il telespettatore mi ha dato conferma che avevo interpretato bene il senso della domanda, però Francesco, per dovere di imparzialità ti faccio esporre la tua parte di critica. Io mi riferisco alla partita di campionato. Se era una partita di playoff è ovvio che devi provare a giocartela. L'anno scorso il Teramo ha provato a giocarsela a Catanzaro, non ha avuto la forza di vincere ed è uscita. A me non sembra questa squadra che abbia tanta forza offensiva. Però Francesco, anche per il campionato il pareggio, essendo questa la situazione, era un risultato inutile ai fini della classifica. Andrea, siamo d'accordo, ma devi avere la forza. Vai ad Avellino con Kiri Mateng, come cazzarola si chiama. Beh, diciamo, però c'era Pinzauti era in panchina, non è che non c'era Pinzauti in panchina e Birligé a fare il terzino. Ah, infatti Pinzauti un bomber e Birligé ha fatto una frega di Ma è il titolare, però non è un che bomber, perché è titolare. Pure siamo a dire, ma pure in mezzo ai giornalisti ci sta quello che è giornalista e poi dice ho andato. Ho capito, ma non è che è pizza. Allora Gaetano, tu che hai tu che stai assistendo come me in maniera divertita a questo scambio di battute, però molto interessante, chiedo anche a te, cioè il concetto che viene fuori è questa squadra poi avrà. Perché poi in realtà dopo la partita di Avellino Paci ha in conferenza stampa ha detto per i playoff mi aspetto che la fase offensiva riusciamo a migliorarla, quindi ha implicitamente ammesso che l'attitudine ad andare a vincere queste gare ancora non c'è. Sì, vedendo insomma la forza offensiva di questa squadra, effettivamente il timore di non poter riuscire a vincere una gara, soprattutto se ci dovesse poi toccare di giocare fuori casa, che hai un unico risultato a disposizione, effettivamente le perplessità sulla forza di questa squadra a livello offensivo ci sono e come. Però è vero anche che poi il playoff è una partita a sé, che probabilmente la si preparerà in un certo modo, anche facendo leva su quello che poi è accaduto lo scorso anno, che lo 0-0 ci vide poi eliminati dal Catanzaro. Ecco, secondo quindi me il telespettatore faceva riferimento perché dice, sì, facendo un salto temporale di qualche mese, scottato dallo 0-0 di Catanzaro, dice adesso noi diciamo bene lo 0-0 di Avellino, ma occhio perché con uno 0-0 anche giocando discretamente bene a Catanzaro si è andati a casa. Sì, assolutamente, ma questi sono numeri, è la realtà dei fatti. Però è altrettanto vero che, riallacciandomi al discorso di prima, io credo che tutte le squadre che ci precedono in questo momento prenderanno con le molle il Teramo, perché appunto l'abbiamo detto prima, il Teramo con le squadre di su se l'è sempre giocata, quindi può anche essere che si possa trovare un gol, andare in vantaggio in trasferta e cercare poi di fare il colpaccio, come è avvenuto per esempio a Catania. Insomma, il Catania è una delle squadre che ci precedono, quindi chissà mai che non potremmo poi rincontrarla più in là nel cammino, ce lo auguriamo tutti, e di rifare magari lo stesso colpaccio. Oh, a proposito di combinazioni, ve le facciamo vedere con una premessa: siccome non sono, per usare un eufemismo, un mago dei numeri, io spero di aver azzeccato tutto dal punto di vista sia delle combinazioni che poi dei punti. Vi faccio vedere le probabili, non tutte, probabili combinazioni, perché poi in realtà sono tre le partite che interessano. Allora Francesco, te l'hai detto. Ma perché ancora con questo? Te l'hai detto. Prima combinazione. Vincono tutte e tre. Il Teramo vince con la Viterbese, il Foggia batte il Catania e il Palermo vince a Francavilla. Non c'è nessun cambio. Teramo sale a 52, Foggia e Palermo 53. L'accoppiamento sarà o con la Juve Stabia o con il Catania, certamente fuori casa. Non lo sappiamo perché anche lì bisogna vedere chiaramente se anche la Juve Stabia dovesse perdere. Lì è ancora da valutare chi sarà l'avversario del Teramo. Se il Teramo vince, il Foggia pareggia e il Palermo vince,
il Teramo salirebbe una posizione, scavalcherebbe il Foggia, allora arriverebbe però dietro il Palermo, avrebbe il Palermo fuori casa, avrebbe il Palermo in casa nel caso in cui, perdonate il bisticcio di parole, vincesse con la Viterbese, il Foggia perdesse e il Palermo pareggiasse. Via via tutte le altre, avrebbe il Foggia fuori in caso di X, vittoria del Foggia e vittoria e sconfitta del Palermo. A quel punto arrivo in due, Teramo-Palermo a 50 punti, il Teramo per migliori scontri diretti affronterebbe sì il Foggia da ottava fuori casa. Altra combinazione, insomma sono tante, andiamo avanti, ne abbiamo fatte 10, perché poi altrimenti mi portavate veramente in un manicomio. Avrebbe per esempio il caso, mettiamola così, non ce ne vogliano a Foggia, il caso più la partita più sulla carta più semplice sarebbe con il Foggia in casa e il Teramo dovrebbe vincere X del Foggia e X del Palermo, e poi come vedete tante altre combinazioni, ma insomma sono veramente tante. Allora certamente il Teramo non deve perdere per cioè se perde la posizione quella è e quella rimarrà in ogni caso, poi con gli uno, con gli X bisogna vedere che cosa faranno le altre. Io spero di essere stato più o meno chiaro, non so quanto. A questo punto però c'è Ania, Andrea, l'incognita non tanto di Foggia Catania, perché quelle sono due squadre che hanno due obiettivi. L'incognita vera è Virtus Francavilla Palermo, perché la Virtus Francavilla è salva come la Viterbese, non può più accedere ai playoff come la Viterbese, quindi di fatto Palermo e Teramo incontreranno due squadre che hanno poco, nulla da chiedere a questo campionato. E io è anche in quest'ottica che mi ero espresso in quel modo domenica, e l'ho fatto anche poco fa, perché poi le partite vanno giocate e contano i risultati sul campo, chi segna e chi non segna. Se stiamo alle motivazioni, il Teramo affronta una squadra che non ha motivazioni, il Palermo affronta una squadra in trasferta, in questo caso, che non ha motivazioni. Poi se la Viterbese e la Virtus Francavilla riescono a motivarsi perché vogliono chiudere in bellezza il loro campionato, tanto meglio o tanto peggio a seconda dei punti di vista. La partita dove sono in palio tante cose per entrambe le squadre è quella dello Zaccheria, però è evidente che il Teramo, per prendere il fattore campo nel primo turno, deve sperare in una sua vittoria e una mancata vittoria di due squadre, e tra queste il Palermo potrebbe, usiamo il condizionale, avere la stessa corsia preferenziale che potrebbe avere il Teramo, cioè di affrontare una squadra che non ha più niente da chiedere al campionato. Secondo te a Francavilla come chiaramente io l'ho detto prima, il presupposto è che il Teramo comunque debba fare risultato in casa contro la Viterbese, perché se perde, qualsiasi cosa succeda a Francavilla Fontana e allo Zaccheria di Foggia, rimane comunque tutto uguale. Esatto, il Teramo secondo me deve pensare in primis alla propria gara, cioè a vincere la gara contro la Viterbese, che non sarà così facile secondo me come sembra. Poi bisognerà anche vedere quale sorta di equilibrismo troverà Paci per la formazione, perché insomma già domenica fece un discorso di tenere in considerazione i diffidati, ci sono gli infortunati, gli squalificati che rientrano, però insomma vabbè, poi magari ne parleremo dopo. Virtus Francavilla Palermo sulla carta è come Teramo Viterbese, cioè Teramo e Palermo affrontano due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, però le insidie ci sono sempre, perché poi il campo insegna che quello che si dice sulla carta molto spesso non è, insomma, non corrisponde, quindi bisogna sempre giocarle le partite. L'unica gara vera dal settimo al nono posto ovviamente è Foggia Catania, perché entrambe vanno in campo, certo, con i rispettivi obiettivi per cercare di conservare la posizione o anche migliorarla. Il Catania mi pare che matematicamente possa ancora superare il Bari. Ti faccio vedere gli scontri. No, Maurizio, non questa. Vediamo come le squadre sono si accoppiano a seconda degli scontri diretti. Vediamo gli scontri incrociati. Il Catania è in vantaggio con la Juve Stabia. Con il Foggia bisogna vedere. In questo momento è in vantaggio, ma hanno giocato solo una partita. In svantaggio con Palermo e Teramo. Ecco, il Teramo è l'unica che è in vantaggio con tutte.
Sì, in virtù di quello che si diceva, che comunque con le squadre che sono in zona playoff il Teramo comunque ha sempre fatto quasi bene, Ternana a parte e poche altre gare, comunque è sempre riuscito a esprimersi bene, perché quando ha affrontato formazioni che comunque tendono a giocare trova quegli spazi che per il Teramo sono vitali per cercare gli inserimenti e avere spazio di manovra, non avendo grandi idee nella costruzione di gioco, perché ormai questo credo che sia acclarato, che ci siano delle problematiche in fase di costruzione, soprattutto quando il Teramo affronta delle formazioni che tendono a chiudersi. Quindi di conseguenza il fatto di avere comunque alle spalle un campionato che ha dimostrato che con le squadre di alta classifica, con le squadre insomma un po' più importanti, il Teramo abbia fatto bene, depone a favore del Teramo ovviamente in ottica playoff. È chiaro poi che, come diceva prima il telespettatore, certe gare devi imparare a vincerle, quindi devi imparare anche a rischiare, certo, un po' di più, devi cercare di osare un po' di più, essere un po' più incisivo in avanti, avere qualche idea in più, insomma tante cose che finora il Teramo su cui ha mostrato diverse lacune. Però insomma poi non, i playoff, come si dice spesso, sono un campionato a parte, quindi bisognerà poi vedere. Francesco, chi ti auguri? Dici fare che il Teramo vinca con la Viterbese e che quelle due, Palermo e Foggia, non riescono a vincere per chiudere. Quindi, al settimo posto in casa per migliorare, Foggia ti andrebbe bene, come diciamo che è la combinazione migliore? Non ho capito, scusa. Dico, diciamo che almeno sulla carta la combinazione migliore è la gara in casa con Foggia. Beh, direi di sì, però già bene Ania nei playoff, poi la storia ce lo insegna, può succedere di tutto. Io per adesso mi tengo, sono contento di questo grosso risultato, per come la penso io, per come la vedo io, che il Teramo ha ottenuto di raggiungere i playoff e di poter ancora migliorare la posizione con tutti i problemi avuti in questa stagione, che è inutile che siamo a ricordare, e per come era stata allestita questa squadra, come era stata costruita, insomma adesso va di moda tutto, quindi si può portare pure sotto allo smoking o al vestito di Armani le scarpe, una volta si chiamavano le scarpe da ginnastica, adesso credo che si chiamino scarpe quelle della Nike, sneakers, che costeranno 300-400 euro, sneakers, insomma, che comunque sembra una scarpetta da ginnastica. Per me è una bestemmia, mai. Quando dici che va di moda tutto, che cosa intendi? Perdonami, io ho perso un attimo. Va di moda tutto, perché non riesco, non tocco con, come devo dire, con mano la non la soddisfazione, come posso dire, l'apprezzamento per il campionato disputato dal Teramo, perché se l'abbiamo detto tante altre volte, è inutile che per aver ragione Ania mi dice sì, ma Pinzauti è titolare, di lui già qua, loro ci avevamo pure Minelli e c'è il contratto per un altro anno, no, 3 anni, che tu hai fatto l'esempio, siamo andati ad Avellino con Kieremateng, ma Kieremateng, esatto, è stata una scelta tecnica, no, perché no, Pinzauti era, sì, in panchina, non era, esatto, sempre Pinzauti. Con Kieremateng, per dirti che Kieremateng, Pinzauti e Birligea, con tutta la buona volontà, io gli auguro le migliori fortune a tutte e tre, però mi sembra che difettino un tantinello in fase realizzativa. Se tu poco poco avessi avuto un giocatore che magari riusciva a fare 9-10 gol, mica 20, 9-10 gol da affiancare a Bombaggi, e magari anche Bombaggi avrebbe reso di più, forse adesso staremmo a parlare di un quarto, quinto, sesto posto. Sorride e annuisce, perché gli organici delle squadre che stanno davanti al Teramo sono tutti organici più completi, c'è poco da fare. Andrea, sorridi. Se rimandassimo le puntate di ottobre. È vero, è vero, è vero. Avevi, devo dire, la verità. Come l'innominato, la conversione, la notte, sì, della conversione. No, no, non è questione di... Fefe, io ti dicevo... No. Andrea, ancora non mi rincoglionisco. Due, riconosco che non ho la voglia di prima quando faccio le trasmissioni. Tre, mi ricordo tutto quello che ho detto quando già a quei tempi voi rompavate
le cosiddette, e io dicevo che si potevano fare belle stagioni anche senza avere un goleador, però dopo lo devi conservare quel rendimento. Ilari di colpo non ha fatto più gol. Bombaggi, tra il Covid e l'infortunio che ha avuto, lo abbiamo perso per oltre 2 mesi. Altri giocatori non ci sono stati. Ho ricordato quando il Teramo ha vinto quei campionati, o ha fatto anche altre stagioni, senza avere un giocatore da 15-20 gol, però ne aveva magari 5-6-7 che partivano dai 7 gol e arrivavano a 10-11. Quindi, ma che il Teramo dovesse chiudere il terzo quarto, non è che si è detto fuori dalla società. Si è detto da dentro la società, quindi gli obiettivi sono stati... Comunque stasera... No, guarda, che me ne frega a me di quello che hanno detto della società, di stronzate in questi 2 anni, ne hanno pensate e dette molte, e lo sappiamo tutti, quindi non c'entra niente quello che ha detto la società. Io mo sto rispondendo ad Andrea, che dice, che si riferisce, io lo so che si riferiva a quello, io l'ho spiegato, se poi volete aver ragione, più che per aver ragione, se voglio dire quello che sembra una puntualizzazione, se uno mi dice che oggi è martedì, io per non dargli soddisfazione gli dico no, è il giorno dopo il lunedì. Assolutamente, pareggio Karim Benzema, a proposito di attaccanti, prima di andare in pubblicità, Gaetano, chiedo a te se sei d'accordo, non con l'ultima parte che di Francesco, ma non perché non ci sia da essere d'accordo, con la prima, perché è un concetto interessante, cioè anche te hai riscontrato che magari c'è questa qualificazione playoff è passata un po' in sordina, sì, come se... Scusa Jacopo, perdoni, Jacopo, dimmi. Scusa se ti interrompo, ma essere d'accordo o non d'accordo con me, come fai, come si fa a non ricordare io tutto quello che sto dicendo, perché secondo me è un'ottima stagione questa del Teramo. No, però c'è chi la vede, io rispetto tutto, però dico con forza quello che è il mio pensiero, certo. Perché come fai a non ricordare tutti i soldi buttati dalla finestra, stracciati dalla società, dal presidente, da chi poi si lamenta che il campionato costa molto, lasciamo stare il Covid, lasciamo stare che non sono entrati gli sponsor e non c'è stato l'ingasso del pubblico, ma il triennale a Minelli chi l'ha fatto? Il triennale all'ASIC chi l'ha fatto? Quegli ingaggi lì, questa è una peste bubonica che se la porteranno in eterno, se lo vogliono capire, se no non me ne frega niente, io glielo ridirò altri milioni di volte. E sapete perché? Ripeto sempre per chi sta dall'altra parte che non capisce, no che fa finito, che non capisce, perché non capisce, lo sto dicendo perché io reputo questo campionato decisamente di buon livello. Ok. Io. Poi possono arrivare 100 persone. No, aspetta, io non volevo contraddirti. Volevo chiedere a Gaetano, che anche lui insomma ha il polso quotidiano della piazza, se anche lui riscontra, se anche te hai avuto modo, come Francesco, Gaetano, di riscontrare insomma un sentimento un po' di tiepido, ecco, rispetto a questo pensamento. Allora, è chiaro che non standoci tifosi allo stadio, non avendo un contatto diretto con i giocatori, ma anche con noi, insomma, allo stadio, è chiaro che questo si percepisce, questa, diciamo, freddezza dell'ambiente. Però è anche vero, leggendo sui social, molti tifosi sono anche contenti, perché ad un certo punto, tra tante peripezie che ci sono state, i casi Piacentini, la situazione di Diakité, il mercato che a gennaio praticamente non è stato fatto, tante situazioni che hanno visto il Teramo partire con uno spirito diverso rispetto all'anno scorso, nel complesso questa qualificazione ai playoff è stata vista in maniera positiva. Certo. E quindi poi mi riallaccio al discorso di Francesco, che nel complesso bisogna essere assolutamente contenti di quello che ci apprestiamo a raccontare dal 9 maggio in poi, sperando che questa squadra vada avanti. Assolutamente. Però, sì. Scusami Jacopo, avevamo anche sottolineato in più di una circostanza che chiudere bene la stagione è un conto,
non chiudere bene, non fare una serie di risultati è un altro. E purtroppo il Teramo, allora, se avesse raggiunto l'attuale nono posto, che può tendere al settimo, facendo una rimonta ed entrando in zona playoff, ora si sarebbe molto più gratificati. Siccome il Teramo è partito fortissimo, ha raggiunto certe posizioni ed è sceso fino al nono posto, facendo quattro mesi dove i risultati sono nettamente scesi rispetto ai primi due mesi e mezzo, è chiaro che questo ha intiepidito il risultato. Certo. Quindi direi che questo è l'aspetto fondante. Tant'è vero che aggiungo che se ora il Teramo fa i playoff, supera il primo turno, supera il secondo turno, magari arriva fino al quarto turno, poi esce, ci sarà grandissima soddisfazione, perché ci si sarà spinti a un livello molto alto dei playoff. Se si esce invece al primo turno, si resterà con questa sensazione di intiepidimento di cui si sta parlando, perché la parte finale della stagione è stata una parte in flessione rispetto ai risultati che si erano raggiunti all'inizio. Sarebbe stato l'esatto contrario se il Teramo avesse centrato questo obiettivo di rimonta. Assolutamente chiarissimo. Devo andare in pubblicità, prima però, dopo la pubblicità, è già collegato, poi magari attiverà anche l'audio, perché faremo un salto a Foggia, a Palermo, insomma, per vedere come stanno le avversarie, non del Teramo, ma di questa volata playoff. Tra poco andremo da Alessandro Tosches di Foggia Today. Pubblicità, torniamo tra poco. Seconda parte di Pro Teramo, come detto, ci proiettiamo verso il prossimo turno, ma in casa delle altre, di quelle che battagliano con il Teramo per il settimo posto in classifica. Diamo la buona serata ad Alessandro Tosches. Ciao Alessandro, di Foggia Today. Ciao, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, ti chiedo, quella del Foggia, abbiamo detto nella prima parte di trasmissione, è forse la partita più vera, passami con tante virgolette, ovviamente tutte sì, saranno vere, però è la partita in cui ci sono due squadre che lottano per due posizioni. Come sta il Foggia e come arriva a questa partita? Il Foggia, diciamo che è stato meglio in passato, credo che stia ancora smaltendo le scorie del focolaio Covid che è esploso qualche settimana fa e che ha costretto poi la squadra a un periodo di inattività di quasi un mese. A questo poi si sono aggiunti anche degli infortuni, quindi diciamo che la squadra dal punto di vista della tenuta atletica non è al top e ci sono ancora molte indisponibilità. Ultima in ordine di tempo è proprio quella del portiere titolare Fumagalli, che è l'ultimo giocatore a essere stato contagiato. E che non ha una... di Stasio. Sì, che diciamo possiamo dire sotto certi punti di vista è quasi l'esatto opposto di Fumagalli, perché Fumagalli è un giocatore di grande temperamento ma soprattutto di grande esperienza, poi ha quasi 40 anni, a differenza di Stasio che è un 2001 e che nelle due gare in cui si è trovato a giocare titolare, al di là dei 7 gol che ha preso, ha palesato diverse incertezze, però verosimilmente figlie della giovane età. E infatti lo stesso direttore tecnico Nini Cord ha detto che auspica che almeno nei playoff ci possa essere di nuovo Fumagalli in porta. Diciamo che nel complesso il Foggia non è in grandi condizioni e si spera di recuperare un po' di condizione, soprattutto in vista dei playoff. Ecco, Alessandro, questa ultima partita può essere, mettiamola così, e passami il termine, una prova generale verso la seconda fase del campionato, proprio in relazione ai problemi che ci hai descritto? Sì, magari è anche l'opportunità per mettere minuti nelle gambe per quei giocatori che hanno recuperato da poco. È anche un'opportunità per testare quei giocatori che fino a oggi sono stati impiegati, hanno avuto un minutaggio piuttosto ridotto, e anche magari per provare qualche soluzione tattica diversa, perché il Foggia, tra le altre cose, ha perso anche un giocatore importante, oltre che dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista temperamentale, che è Anelli, che si è rotto il crociato. E in difesa, diciamo che la rosa è un po' contata, quindi per una squadra che gioca con la difesa a tre, avere a disposizione pochi difensori, come dire, aumentano un po' le difficoltà, e quindi può essere, come dire, il suggerimento verso un cambiamento tattico, per quanto cambiare schieramento
a fine stagione può essere un rischio, però sicuramente la partita di domenica può essere un test. Sicuramente il Foggia parte sfavorito rispetto al Catania, e credo anche che siano diverse le motivazioni, perché il Foggia comunque è arrivato ai playoff senza avere i playoff come obiettivo principale. L'obiettivo principale all'inizio stagione era la salvezza, in molti temevano addirittura che lo stesso obiettivo della salvezza fosse difficile da raggiungere, invece lo ha raggiunto con molti mesi di anticipo, riuscendo addirittura a prendere un posto nei playoff. Quindi diciamo che l'essere arrivato tra le prime 10 è già un grandissimo risultato. Per il Catania invece c'è l'opportunità anche di arrivare al quarto posto, quindi diciamo sono tutti, come dire, ingredienti per far pensare che sia il Catania favorito rispetto a Foggia domenica. Queste sono le immagini della gara di ritorno proprio dello Zaccheria di Foggia, una gara, diciamocela tutta, non indimenticabile. Alessandro, ti chiedo come, cioè se si fanno anche lì, insomma, calcoli su quella che potrebbe essere l'avversaria del Foggia, e se sì, la sensazione che si ha qualora l'avversario dovesse essere il Teramo. Ma guarda, in questo momento troppi calcoli non se ne fanno, perché come ho detto prima il Foggia si trova da totale outsider, quindi non ha neanche quella urgenza di vincere a tutti i costi. Credo che questo possa essere un vantaggio, cioè l'affrontare in maniera più serena questi spareggi ti permette di non avere l'ansia di capire anche quale possa essere l'avversario, quindi non ti fa neanche fare calcoli. Ecco, io credo che il Foggia da questo punto di vista emotivamente non abbia quell'ansia che potrebbe avere in un futuro il Catanzaro, l'Avellino o il Bari o il Catania. Ecco, quindi per adesso non si parla dell'avversario, fermo restando che credo che tutte le squadre che si affrontano adesso siano tutte di livello quantomeno medio-alto, e penso che Foggia rispetto a queste parta sempre, come dire, una tacca sotto, perché Foggia è arrivato a quei risultati attraverso soprattutto lo spirito del gruppo, attraverso la compattezza, attraverso anche una buona organizzazione di gioco, a cui poi si aggiungono alcuni elementi, diciamo, di spicco come Curcio o Rocca. Però nel complesso credo che anche il Teramo abbia una rosa più attrezzata rispetto a quella del Foggia, ecco perché non, almeno per adesso non si fanno troppi calcoli. Ti posso chiedere brevissimamente qual è stato, visto che non partiva con i favori del pronostico per un piazzamento playoff, qual è stato l'ingrediente che poi ha portato questa squadra a essere, diciamocela tutta, la vera sorpresa del campionato? Ma credo sostanzialmente il gruppo, da questo punto di vista ha fatto un grandissimo lavoro mister Marchionni, e nessuno lo immaginava, perché parliamo pur sempre di un esordiente che prima di venire a Foggia aveva fatto solo il secondo di Baldini alla Carrarese. E non dimentichiamo che Foggia ha anche vissuto un anno di forti diatribe interne tra i soci che si sono risolte solo poco più di un mese fa, e per non parlare anche del fatto che Foggia comunque è partito più in ritardo rispetto alle altre squadre, perché ha ottenuto il ripescaggio solo nel mese di agosto, quindi ha dovuto fare il mercato più tardi, la squadra è stata allestita anche in ritardo. E credo che la forza del gruppo sia stata fondamentale, soprattutto a partire dalla gara di andata con il Bari, quando il Foggia era reduce da 4 sconfitte consecutive, c'era la contestazione del pubblico che era evidentemente insoddisfatto della rosa e delle prestazioni. Da lì poi Foggia ottenne quella vittoria col Bari, e lì partì quel ciclo di risultati utili che poi ha proiettato la squadra nella parte sinistra della classifica, da cui poi non è più uscita. E fondamentalmente quello, il gruppo, anche una, come ho detto prima, una buona organizzazione di gioco, perché quando la squadra sta bene subisce pochi gol, riesce a concedere poco agli avversari, magari al difetto di non essere molto produttiva in avanti, anche per la mancanza di un cecchino d'area di rigore. Ecco. Certo.
Alessandro, io ti ringrazio. Ecco, noi abbiamo fatto una formazione ideale, poi vedremo se sarà così da qui alla fine della stagione. Ovviamente vi ricordo il Foggia Today per tutte le notizie sui Satarelli, eccolo qua. Peraltro vediamo purtroppo una brutta notizia, lo Sport foggiano in lutto, è morto il professor Mazzilli, e poi ovviamente le notizie, questo è il resoconto della gara contro la Juve Stabia, al Menti festeggia l'ex Padalino, assenze soprattutto ed errori. Io ti ringrazio Alessandro per essere stato con noi, ovviamente buon Foggia Catania, e poi vedremo come andrà a finire, se le nostre strade si incroceranno di nuovo. Grazie a voi, un abbraccio, buona serata. Grazie, grazie, grazie ad Alessandro Tosches di Foggia Today. Tra poco avremo anche un altro collegamento, però insomma, Gaetano, prima era arrivato un messaggio per te. Maurizio, io ti chiedo veramente un miracolo di farmi rivedere il messaggio che era prima, era indirizzato proprio a Gaetano. È troppo facile parlare ora dei contratti fatti lo scorso anno. Gaetano lo può dire quali erano gli argomenti di discussione sulla tribuna di Torricella? Quali erano i discorsi sulla tribuna di Torricella? Ma oddio, francamente no, non ricordo. Io si parlava ignoro, di. Si parlava di tante cose. Ormai sono passati un pochettino di mesi. Non mi ricordo proprio più del contatto con i tifosi, con i giocatori. Insomma, vabbè, quest'anno proprio lasciamo perdere. No, è come se intendesse. Se si intendesse che l'anno scorso si spera, cioè gli argomenti erano bene questi contratti perché così magari proviamo a vincere il campionato. Comunque, immagino anche qui oggi potrebbe essere, ma l'anno scorso a Torricella c'era un entusiasmo tale, sì, che probabilmente la chiave di lettura tua è quella che poi ci dicevamo, che sembrava tutto normale, tutto bello, e poi dopo poi non è stato così. Teramo che giocherà contro la Viterbese, che come dicevamo prima non ha poco da chiedere al campionato, così come il Palermo. Diamo la buona serata a Valerio Tripi di Repubblica. Ciao Valerio. Ciao, buona serata, ben trovati a tutti voi. Dicevamo, a questo punto devi spiegarci che tipo di partita dobbiamo oggettivamente aspettarci a Francavilla Fontana, perché insomma i pugliesi la salvezza l'hanno raggiunta, e qui insomma l'ultima gara di campionato con un Palermo che invece vuole il miglior piazzamento. Molti dicono vabbè, figurati se il Palermo non vince a Francavilla. Ma il Palermo in questo campionato è stato in grado di sovvertire ogni tipo di pronostico, perché anche domenica scorsa, insomma, l'allenatore si aspetta, il Palermo, Giacomo Filippi, si aspettava sicuramente un altro tipo di risposta da parte dei suoi giocatori. Alla fine è arrivata una vittoria, ma la prestazione sicuramente non è stata all'altezza. Filippi nel post partita ha parlato di testa che a volte non fa girare le gambe come dovrebbero, visto che la Cavese era praticamente già retrocessa. La partita contro il Francavilla potrebbe avere più o meno lo stesso tipo di rischio per il Palermo, una squadra che in teoria non ha nulla da chiedere al campionato, alla classifica, e un'altra, il Palermo, che invece deve giocarsi il piazzamento al settimo posto fino all'ultimo secondo. Valerio, noi all'inizio campionato, forse anche per poca conoscenza o forse anche solo per il blasone della squadra, avevamo chiaramente messo il Palermo tra le big di questo campionato. È vero che insomma viene da stagione in Serie D, però insomma, quando il Palermo si riaffaccia nella categoria dei professionisti, ipso facto lo metti, è chiaro, nella prima fascia, o comunque in una griglia pole position, prima o seconda fila. E poi però non è stato così, ma era insomma, diciamo, previsto, anche se poi insomma l'allontanamento di Boscaglia qualcosa vorrà pur dire. Previsto no, perché insomma la piazza, i tifosi, ci si aspettava un po' tutti un tipo di campionato diverso. Si dava la vigilia per favorito forse il Bari, visto che era il secondo anno di fila in Serie C, però proprio il fatto che il Bari ha trovato queste difficoltà deve far capire quanto è difficile il campionato di Serie C.
I tifosi del Palermo probabilmente non se lo ricordavano più, abituati negli ultimi 10 anni a vivere campionati di Serie A con piccole parentesi in B. Quindi è stata una sorpresa anche per la società, probabilmente. L'amministratore delegato Rinaldo Sagramola diceva di aver sottovalutato Ternana e Bari nella prima parte della stagione. Poi il Bari in realtà qualche punto in più lo ha perso, la Ternana non si è mai fermata, e quindi è nato questo tipo di campionato che per il Palermo è stato davvero molto strano, perché contro le grandi, contro la Ternana, il Palermo non ha, è forse l'unica del campionato che non ha mai perso, anzi al ritorno la Ternana è riuscita a pareggiare quasi quando stava perdendo poi le speranze. Diciamo che da questo punto di vista il Palermo ha avuto un rendimento anomalo, si è dimostrato all'altezza delle partite più difficili, più complicate, anche il derby contro il Catania è stata un'altra di queste prove, e poi ha alternato prestazioni bruttissime, ma anche all'interno della stessa partita, basti pensare la partita di Bari di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, 2-0 per il Palermo, poi insomma quando tutto sembrava andare in una certa direzione i padroni di casa sono riusciti a pareggiare 2-2, quindi è davvero un'incognita decifrare questa squadra. Ti faccio una domanda che ho fatto anche al collega Tosches di Foggia, non so se ovviamente già da adesso si parla un po' chi potremmo incontrare al primo turno, se venuta fuori anche la possibilità Teramo e la considerazione anche in base al fatto che il Teramo ha vinto a Teramo la prima giornata di campionato ed è venuto a pareggiare al Barbera. Sì, diciamo che non c'è il toto nome per capire chi sarebbe meglio evitare, proprio per il discorso che facevo poco fa, però si teme soprattutto un derby contro il Catania, perché con una certa composizione dei risultati di domenica potrebbe anche esserci questa evenienza. Il Foggia stesso, che al Barbera ha perso da poco, però forse non meritava di perdere, è un bruttissimo cliente. Sul Teramo è una squadra che potrebbe sembrare, diciamo, sulla carta forse più abbordabile rispetto alle altre, però all'andata ha dato una lezione di calcio al Palermo e al ritorno, insomma, qualche sorcio verde l'ha fatto vedere pure, diciamo. Quindi è davvero indecifrabile come situazione, ma soprattutto per il Palermo, perché ripeto, è una squadra in grado di alternare momenti all'interno della stessa partita in cui c'è una circolazione di palla perfetta e altri in cui i giocatori aspettano che questo pallone capiti sui piedi, come diceva lo stesso Filippi dopo la partita contro la Cavese di domenica, se non vai a recuperare palla tu invece non succederà mai che torni in possesso della sfera. Una delle note più liete, Valerio, poi ti salutiamo, di questa stagione certamente Lucca. Sì, lui in questo momento è fuori per un infortunio, potrebbe tornare fra i disponibili proprio domenica, anche se non sarà al 100%, potrebbe fare le prove generali in vista dei playoff. Ha avuto a Monopoli una distorsione al ginocchio sinistro, per sua fortuna non c'è stato l'interessamento dei legamenti, tutto sembra procedere per il meglio per il rientro in gruppo in questa settimana. È un calciatore che all'inizio della stagione faticava a trovare spazio, giocava solo spezzoni di partita, poi si è sbloccato a metà praticamente campionato e in 12 partite è andato in doppia cifra, ha segnato 13 gol con la tripletta fatta contro la Casertana in trasferta, e pare che su di lui già ci siano operatori di mercato interessati. È sotto contratto con il Palermo fino al 2024, ma certamente il mercato degli attaccanti in Italia è sempre quello che attira più attenzioni, chissà. Vedremo. Valerio, io ti ringrazio per essere stato con noi, ovviamente anche a te do un buon finale di campionato e chissà anche in questo caso che le nostre strade non si possano incrociare, magari o al primo turno o più avanti. Vedremo. Esatto, grazie a voi, è un piacere sempre parlare con i colleghi anche di altre città e magari ci rincontriamo. Chissà, mai dire mai. Grazie a Valerio Tripi di Repubblica. Oh, ragazzi, vengo da voi per il giro conclusivo.
A questo punto voglio sapere, anche in relazione a, avete sentito, insomma, sia a Palermo che a Foggia, a parte da De Francesco, insomma, c'è un po' di ritrosia. Anzi, quasi nessuno vuole il Teramo sulla propria strada, eh? Cioè, perché poi noi parliamo dall'interno, però forse l'immagine migliore ce la danno quelli che sono altrove e ci dicono, beh, insomma, se io il Teramo lo posso evitare, meglio. Beh, ma di solito, ossia di solito, spesso capita così, perché magari poi quelle che sono le pieghe interne le conoscono solo quelli del posto, uno giudica dal di fuori. Io intanto spero molto che, intanto mi auguro che si riesca a vincere con la Viterbese, perché sarebbe proprio una chiusura, per tornare al discorso che faceva Andrea, una chiusura oltremodo troppo triste, al di là di poi di quello che si potrà fare nei playoff. E poi, se arrivassero buone notizie da Foggia e da Francavilla Fontana, così per rendere più interessanti i playoff e ancora buttare un pochettino di luce maggiore sulla stagione del Teramo. Assolutamente sì. Oh, qui vediamo le immagini della gara di andata, Gaetano, dove Maurizi non c'era già più perché c'era Taurino sulla panchina della Viterbese. Maurizi che però abbiamo avuto settimana scorsa, domenica sera siederà sulla panchina, su una delle due panchine del Bonolis. Che Maurizi ti aspetti? Ma guarda, io mi aspetto Maurizi che comunque un po' di spirito di rivalsa ce l'ha, perché poi al di là delle dichiarazioni, insomma, che lui questa partita poi la vivrà un po' come le altre, che non porta rancore per quella situazione, però lui un pensierino per rimanere sulla panchina del Teramo ce l'aveva fatta, anche perché insomma il Teramo stava per iniziare un nuovo ciclo, c'erano delle prospettive interessanti, sai, allenare un Teramo che ti offriva un certo tipo di budget per il mercato, delle prospettive importanti anche per la carriera di Maurizi, sarebbe stato interessante. Non aver mantenuto la panchina, un po' di rammarico in Maurizi, io credo che ancora oggi l'abbia lasciato, per cui io mi aspetto una squadra che non è disposta a regalare niente, mi aspetto Maurizi che senta molto la partita. Quindi, se facciamo, Andrea, una gradazione di difficoltà, possiamo dire il Foggia ce l'ha la più complicata, ci ha detto Alessandro che insomma non è neanche non sono neanche tutti a disposizione, e poi che dobbiamo mettere? Teramo Viterbese al secondo posto e poi Virtus Francavilla Teramo? Aspetta che sei muto. Pardon, io me l'aspetto queste due partite sullo stesso piano, quella del Teramo e quella del Palermo, come ho detto in precedenza. Non penso che Maurizi venga con la voglia di rivalsa, ma anche se ce l'avesse, ci ha confermato qui la scorsa settimana che non ce l'ha in fondo, come la potrebbe espletare se poi la squadra non è così motivata a fare chissà quale partita? Onorerà l'impegno, ma la Viterbese verrà con lo spirito di una squadra che sa che il giorno dopo va in vacanza, e lo stesso spirito avrà la Virtus Francavilla. Poi se c'è la voglia di chiudere bene, di congedarsi bene, di dedicarsi questi 90 minuti facendo una bella partita, potranno creare delle insidie, ma penso che a livello di motivazioni reali non possano dare chissà che cosa. Quindi io le metto sullo stesso piano. Se proprio devo dire qualcosa, il Teramo in casa va molto bene e gioca questa partita in casa. Magari il Palermo, come ha detto il collega, va incontro a dei blackout, probabilmente metto uno spicchio su la partita per il Palermo come difficoltà, e il Teramo appena appena sotto, ma sostanzialmente alla pari. Oh, Ania, poi torno anche da Gaetano, ci date prima hai detto la formazione, siamo ancora un po' lontani da domenica, eh?
però certamente qualche cosa la possiamo dire. Innanzitutto chi rientra dalla squalifica, questo è certo. Esatto, quella è la cosa più semplice. Avessi detto, grande notizia. Ovvero che sono in tre, Tentardini, Ilaria e Santoro. Tentardini soprattutto rientrerà a disposizione dopo tre giornate di squalifica, quindi avrà di certo bisogno di sgranchirsi un po' le gambe anche sì. In vista dei, no, dei playoff. Il bello di Tentardini, che lui praticamente ha giocato 10.000 minuti in tutta la stagione, sì. Non si è riposato neanche mai, neanche di notte, e poi a un certo punto ha preso una squalifica che forse in Lega Pro quest'anno tre giornate non le ha prese nessuno. No, esatto. Quindi è un vedi po'... qua quando è stato sciocco. Cosa? Tentardini. Vabbè, capita, eh. Ma quale capita? Io poco fa in trasmissione volevo dire 3.000 parolacce, non ne ho dette nemmeno uno, perché in certi momenti ti devi mantenere, se no non puoi fare quel lavoro lì, Basta. Non ho capito niente. Voleva dire 3.000 parolacce e si è contenuto lui in questa trasmissione. Quindi anche come tu hai detto, capita, siccome tu hai detto capita, non deve capitare. Sì, però dai, nella concitazione della partita ci può stare, dai, che scappi una parolina in più. Poi te ne sai qualcosa, anche Gaetano ne sa qualcosa, soprattutto in Coppa Italia. Guarda, io sull'argomento niente, vorrei dirne tante di parolacce, ma non le dico. Mi contengo, quindi non le dico. Ecco, appunto, no, per dire. Molto semplice. No, insomma, va bene. Comunque, novità di formazione. E rientra anche Santoro. Rientra anche Santoro, che è un rientro importante al centrocampo. Dicevamo prima, insomma, di una sorta di equilibrio, secondo me, che Paci dovrà trovare in ottica playoff, no? Perché anche domenica ha detto che ci sono le diffidate, sono rimasti Vittorini, Mungo ed Arrigoni che sono a rischio, e quindi magari farà un po' attenzione a questi tre, se utilizzarli o meno, anche se poi Arrigoni la vedo complicata a rinunciarci per quello che è Arrigoni, insomma, per il tema, però non si può mai dire. E mancherà anche Trasciani, perché questa volta sarà lui a dover scontare una giornata di squalifica, e salvo interventi dall'alto mancherà anche Diakité, perché il problema accusato durante la rifinitura di sabato scorso pre-Avellino dovrebbe trattarsi di uno stiramento all'adduttore destro o comunque di un problema muscolare che non lo renderà a disposizione per domenica prossima. Sarà anche da valutare in ottica playoff. Poi, e non c'è Trasciani domenica? No, e non c'è Trasciani, quindi sono due assenze in difesa, siccome Lombardi Docet manca Bellucci, che non è ancora mai sceso in campo. Confermando, quindi... Gaetano, confermando Piacentini a destra, Soprano e Bellucci centrale, Tentardini a sinistra. Sì, ci può stare, assolutamente una idea che Paci potrebbe avere, proprio ecco, come dice Ania, rifacendoci a quello che è stato poi per Lombardi ad Avellino, ecco, non mi meraviglierebbe per niente se fosse data una chance a Bellucci. E davanti, Francesco, chi gioca? Gli altri ammoniti oltre a Arrigoni? Ania, scusa. Vittorini e Mungo. Vittorini. Ne appunti. No, mi sto scrivendo. Vabbè, Mungo. No. Vittorini può giocare, perché tanto se per caso viene squalificato può stare qualche altro. Problema è Arrigoni. Hai detto bene tu. Che rinunciare. Francesco Dannata ci hanno scritto stasera come ai vecchi tempi. Allora davanti ti faccio dire chi gioca. Fa Santoro Lombardi, altrimenti. Santoro Lombardi. Brava, vedi? Sì. A pensare, non mi veniva in mente il ragazzino che è andato bene. Sì. Io a Arrigoni non lo rischierei. Poi, però c'è sempre un Teramo che deve cercare di arrivare a settimo esatto, posto. Esatto, vincere, perché poi è sì, bello però, dire, vero, però, Andrea, bello dire gli under, poi però arriva un risultato negativo, non arriva il settimo posto, magari arriva il nono. E trovi un'avversaria complicata. Non me ne frega niente a me degli under che in tasca che sono i miei soldi. Io intendevo per Arrigoni, perché è ovvio che è importantissimo vincere con la Viterbese, ma è ancora più importante poi giocare il primo playoff, e se c'hai Arrigoni in campo è una cosa, se certo. Non ce l'hai penso si può, che è un pochettino diverso. Certo. Oh, Maurizio mi dice che devo chiudere, intanto io vi lascio con un tweet bellissimo. Visto che stasera la serata di Benzema mi riporta indietro coi ricordi, bei tempi quando Belfodil doveva essere il nuovo Benzema. Sì, veramente erano altri tempi. Vediamo il prossimo turno di campionato. Questi non sono normali.
Tutti alle 20:30, Gaetano. So che per questa cosa sei felicissimo. Vi voglio bene. Io vi voglio bene. Bene. Tutti alle 20:30, in contemporanea, ovviamente. L'ultima giornata della stagione regolare: Bari, Bisceglie, Casertana, Paganese, Catanzaro, Monopoli, Cavese, Avellino, Foggia, Catania. Abbiamo parlato tanto. Teramo, Viterbesi, abbiamo parlato tanto. Ternana, Juve, Stabia, Virtus, Francavilla, Palermo. Anche qui ne abbiamo parlato tanto. Viborese, Turris. Domani, attenzione, c'è Cavese, Turris. Riposa il Potenza. Grazie, ragazzi, per essere stati con noi. Faccio veloce, Francesco, Andrea, Gaetano, Anna, ciao a tutti. Ciao. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.